Cari amici di abbinamento, benvenuti ad una nuova puntata delle vino recensioni. Oggi parleremo di un vino di nicchia prodotto da un carissimo amico. Degusteremo assieme il Lange Rosso DOC di Aia 31 di Luciano Milan. Luciano abita a Roddi, nel Pino delle Langhe. La sua produzione è ottenuta con uve derivanti da vini di proprietà ed altre uve acquistate. La sua storia è molto particolare perché ha sempre lavorato in ambito enologico, anche se il suo mestiere è totalmente diverso, ma ha avuto un passaggio dal cosiddetto garage wine, quindi azienda quasi a conduzione, diciamo, privata, a cantina vera e propria, fondando Aia 31. Il Lange Rosso di Aia 31 è costituito quasi al 100% da uve Pela Verga. Di Pela Verga ne abbiamo due tipi, abbiamo quella saluzzese e poi quella di Verduno. In questo caso siamo nella zona di Verduno. La Pela Verga di Verduno si può produrre solamente a Roddi, Verduno e La Morra. Da come avrete capito, vista la zona così ridotta, le bottiglie prodotte di Pela Verga sono veramente poche. Il primo estimatore, anzi si può considerare lo scopritore della Pela Verga, fu Carlo Alberto di Savoia, che apprezzava e amava molto questo vino e ne consumava veramente in quantità. Il Pela Verga, ma il lapsus è stato quasi voluto perché pare che abbia delle caratteristiche, delle proprietà afrodisiache. Pela Verga, almeno così dicono. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Beh, niente di più facile che assaggiare e descriverle. Dal colore notiamo subito carica leggera, scarico, un rosso rubino molto molto scarico, e al naso, tracchete, si sente subito la prima caratteristica della Pela Verga, ovvero la speziatura. Questo vino è noto per i suoi sentori di pepe, spezie in generale, ma in particolare pepe. In bocca riconferma queste sensazioni ricevute a livello olfattivo, va a lavorare su una bellissima freschezza e una buonissima acidità. Sappiamo con certezza che c'è un piccolissimo inserto di Barbera all'interno di questo vino, quindi abbiamo le caratteristiche della Pela Verga e questo pelo di acidità in più che deriva dalla Barbera. In definitiva, un vino fresco, un vino acido, gradevolmente acido, con dei sentori speziati, e c'è proprio il pizzicorino che deriva dal pepe che solletica le papille gustative. A livello di abbinamento, sicuramente antipasti, salumi, formaggi semistagionati, anche carni con preparazioni non eccessivamente cariche. Cari amici, quindi non mi resta che salutarvi, finire di degustare questa ottima Pela Verga e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!